i videoservizi questa sera vi porta insieme a Francesco Bergamasco alla Buccheria di Alba a conoscere il suo libro Alba e Ciambelle, un libro autobiografico, diciamo già subito, una storia reale condita da tantissime avventure e anche qualche disavventura. Poi le racconteremo tutte, state tranquilli, perché è veramente un libro emozionante. La narrazione, vi dico già subito, che è appassionata e corredata da immagini e da suoni, perché sono presenti sempre delle foto e delle citazioni di cantanti e cantautori preferiti. Tutto questo rende ovviamente fruibile questo viaggio e ci fa appassionare a questa vicenda. Un viaggio di quasi un anno che porta tutti noi dall'altra parte del mondo. Un'avventura che moltissimi invidieranno. Uno zaino in spalla, l'inseparabile macchina fotografica, quella non manca mai, esatto, e poi tanta passione, carta e penna per prendere appunti e per poi produrre appunto questo splendido libro. Diciamo che appunto noi in queste pagine apprezziamo i suoni, i colori, il piacere. Innanzitutto siamo ad Alba, questo libro ricorda già dal titolo il nome della città, però sappiamo che non c'entra nulla, quindi Alba e Ciambelle, ma perché? Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui, questo microfonone viola che... La Fiorentina, perché vi dico già subito che Francesco è un tifoso... Perché potremmo perdere qualcuno che compra il libro così, dobbiamo aspettare alla fine, magari qualcuno non lo compra più. Io non lo comprerei se fosse il contrario, proprio sono onesto, proprio sincero. Io ho la Fiorentina, quindi ce l'ho, l'ho acquistata, potete vedere... E, di nuovo grazie a tutti. Sì, il titolo fa un po' effetto fare la presentazione ad Alba. Tanti mi hanno chiesto: ma cosa c'entra la città con le ciambelle? Niente, infatti non è quell'Alba lì. L'Alba, il titolo arriva dall'alba vera e propria del sole, corredato da una colazione con le ciambelle, perché un motivo portante del mio viaggio, soprattutto in Australia, quando ero sulla costa est, era quello di svegliarmi per andare a vedere l'alba, successo per caso la prima volta, perché in ostello non si dormiva, c'era troppa gente che russava, e andato a vedere l'alba, bellissima, spettacolare, è stata una visione dantesca, come ho scritto, il cielo infuocato, il sole pulitissimo che usciva dal bordo dell'oceano, e mangiare poi dopo le ciambelle era il dolce finale, esatto. E ho deciso di dare il titolo del libro a questo episodio qua perché una volta in cui ho coinvolto una sfortunata ragazza che mi ha voluto seguire in questa mia idea di mettere la sveglia molto presto e di andare a vedere l'alba, l'ho appunto coinvolta e siamo arrivati in orario giusti, puntuali, ma non c'è stata nessuna alba, perché il cielo era nuvoloso, quindi era tutto azzurro, tutto blu, nuvolo, foschia, e siamo rimasti fregati. Ho detto: mi dispiace, guarda, è andata così, magari ci sarà poi una volta migliore, almeno andiamo a mangiarci le ciambelle. E quando gli ho detto così, lei dopo mi ha detto: guarda che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché nessuno mi aveva mai portato ad essere lì in quel momento. E poi le ciambelle hanno risolto tutto, quindi è andata bene, e quindi da lì mi ha fatto capire che l'importante era stato vivere il momento, era stato esserci, era stato sforzarsi di essere lì e vivere quel momento. Poi, che sia stato bello o brutto, non importa. L'importante era viverlo, condividerlo, e quindi ho detto: questo è il momento clou di tutto quello che è stato il mio viaggio. Infatti, appunto, vivere e condividere, e quindi tante emozioni. Ma torniamo un attimo indietro, parlavamo di fede calcistica, perché c'entra anche in questo caso. Francesco è un tifosissimo Granata e questa sua passione l'ha portata a Spalato. Vogliamo raccontare l'aneddoto, le conoscenze, cosa è successo, e poi ti sei appassionato, sicuramente la macchina fotografica c'era già, però nell'episodio di Spalato è tornata prepotentemente in vogue. Sì, Spalato è stato il primo punto di svolta, perché non avevo mai fatto un viaggio da solo, non avevo mai dormito in un ostello, e infatti sono arrivato col trolley, non avevo ancora neanche uno smartphone, ero molto selvatico dal punto di vista, quindi con la cartina stampata sono andato nell'ostello. E lì sono rimasto un attimo stupito, perché tutti questi letti, tutto uno a fianco all'altro, un solo bagno in comune, e dicevo: ma io la mia roba dove la metto? Ma quindi devo condividere il bagno con gli altri? E
nel momento in cui concepivo il tutto, ed ero lì perché la squadra, il Torino, andava a giocare per la, dopo tanti anni in Europa, quindi non potevo non andare a, a vedere questo incontro. E nel momento dell'arrivo nell'ostello mi si affianca una ragazza, invece tutto il contrario di me, quindi con i vestiti stropicciati, trasandata, lo zaino, il My Logoro, e in due secondi mi prende e mi dice: dai, su, usciamo, facciamo, andiamo, mangiamo. E, ok, va bene. E mi ha raccontato il suo modo di viaggiare, quindi i vestiti stropicciati, il fotografare dei dettagli, quindi la macchina fotografica, la reflex, non la mia compatta digitale che schiacci e fa la foto e fa tutto lei, no, invece una macchina dove tu ci metti l'impegno per fare le foto. E questo modo di viaggiare molto al quello che capita, cioè arrivo in un ostello, incontro una persona e ok, andiamo a mangiare insieme, andiamo a sentire un concertino insieme, mi ha completamente stravolto. Io abituato invece a essere molto organizzato, i miei tempi, le mie cose, esatto. E quindi questo incontro mi ha svoltato, perché da lì in poi anch'io ho preso il mio zainetto, ho avuto la mia macchina e ho sempre improvvisato in base a quello che succedeva, le decisioni delle mie tappe e di quello che facevo. E possiamo dire, facciamo una citazione, Galeotto fu un puzzle. Perché cosa successe? Parliamo di quando Francesco era piccolo, abitava a Cerrotanaro, giusto? E ricevette la visita di due cugine, le quali portarono questo puzzle, e da lì nacque un po' la passione. Sì, queste due cugine appunto che sono state la mia base d'appoggio a Sydney quando sono arrivato poi là. Io ero molto piccolo, ero al 94, sono venute e mi hanno regalato questo puzzle dell'Australia. E io me lo sono messo davanti al letto in cameretta e ogni giorno alla sveglia e quando andavo a dormire lo vedevo, e soprattutto la sera mi mettevo lì, lo guardavo e mi immaginavo delle avventure, perché era un puzzle con tanti disegni, e mi immaginavo quindi di girare per l'Australia e vivermi le mie avventure. E quindi dopo un bel po' di anni, con tutte le varie circostanze che mi hanno portato ad essere lì, ho detto, non sapevo cosa fare, dove andare, ho guardato il puzzle, gli ho detto: ma sentiamo un po' se le cugine mi ospitano questa volta. E loro mi hanno risposto dicendomi: la camera da letto è già pronta, quindi vieni. Sei il benvenuto. Infatti Francesco è andato in Australia durante questo libro, durante la stesura di questo libro, diciamo, Australia, Nuova Zelanda, il sud-est asiatico e anche il Giappone. E durante questo percorso noi stiamo raccontando un po' così, un po' a caso, diciamo, vari aneddoti, però sappiamo che hai avuto anche degli incontri molto emozionanti, molto importanti. Vogliamo condividerne qualcuno? Sì, sicuramente appunto ci sono state conoscenze, persone che anche in un giorno solo hanno cambiato la mia concezione del tutto, dal viaggiare, ma anche del vivere la normalità. Persone che in un giorno solo mi sono rimaste poi amiche. Due di queste hanno scritto, una ha scritto una bellissima poesia come prefazione del libro, l'altra invece ha realizzato un dipinto a puntini, quindi con pennarello tanti puntini, ha realizzato un dipinto di una mia foto dell'alba. E persone che mi hanno anche fatto cambiare strada, perché io quando ero in Australia mai avevo detto di finire nel sud-est asiatico, e anzi non ci volevo neanche andare. E quando ho conosciuto appunto questa persona, e in 448 mi ha detto: io vado in Thailandia, vieni. Faccio: va bene, vengo, ti seguo e va. E da persone appunto come le cugine, come la zia, questa mia zia australiana, zia Nicolina, che parla ancora italiano, anzi metà italiano metà calabrese, l'inglese lo utilizza solo in certe parole inventate, tipo gli shopping, no? Andiamo negli shopping, o quando chiamava il dentista diceva: c'ho pain nei denti, e il dentista capiva. Poi ho capito che tanto è una grande comunità, perché il giorno che arrivavo al postino diceva in calabrese: Nicolina, come stai? Dicevo: ma zia, al postino. Ma sì, qui siamo tutti qua, adesso andiamo a giocare a tombola, dopo andiamo. Vabbè, una grande comunità. Comunità che comunque ti ha accolto. Che mi ha accolto, sì. Loro, i vicini di casa anche. Adesso io sono tornato in Australia a ottobre, perché ho detto: devo tornare per portare il libro ai miei cugini. E quindi ho usato un po' come scusa per ritornare a scroccare di nuovo un po' di cucina
italo-calabrese e fare qualche passeggiata a Sydney. E i vicini di casa, anche di noi, abbiamo fatto tutto un pranzo insieme, sono stati molto amorevoli, mi hanno accompagnato, portato, fatto scoprire la città, dato consigli, e loro stessi, anche quando io tornavo dai viaggi in Australia, mi dicevano: beh, ma già che sei qua, vai in Asia, no? Già che sei qua, vai in Nuova Zelanda, ma già che sei qua, vai in Giappone, ormai. Cioè, e qui dietro l'angolo, vai. E io dicevo: va bene, zia, vado. Perché se non andavo, la zia mi ha detto: se stai qua, ti trovo una sposa e ti devi sposare qua. E poi ti ha messo all'ingrasso. E mi metteva all'ingrasso perché mi faceva mangiare antipasto primo e secondo, dalla colazione a cena. E ho detto: qui ingrassi e ti devi sposare. Faccio: aspetta un attimo, fammi vedere ancora qualcosa e poi ne riparliamo. Un attimo. Esatto. E infatti questo libro pare anche un monologo con l'immancabile compagnia della birra. Questa c'è sempre e ritorna, ma diciamo che ha anche il suo fascino filosofico, perché a me ha dato l'idea del tuo messaggio, l'importanza di saper fare delle scelte, saper scegliere, perché poi raccontando così il suo viaggio sembra una sciocchezza, ma in realtà bisogna comunque buttarsi, abbandonare un po' le proprie certezze e lanciarsi un po' verso ciò che non è così noto, non è così conosciuto. Sì, una volta dopo che si prova certe esperienze, dopo che lo si fa, è molto facile dire: forza, buttatevi, dai, che sarà mai, andate, viaggiate, poi quello dopo succede, ma tanto va tutto bene. So che non è così semplice da dire e da fare, però se uno lo fa, e lo fa con ottimismo, lo fa con convinzione, ovviamente qualsiasi cosa, quindi non parlo solo di mollare tutto e viaggiare, ma qualsiasi cosa, aprire una nuova attività, un nuovo progetto, se lo fa con positività, con convinzione, con ottimismo, i risultati poi arrivano. E se non dovesse arrivare, comunque io ci ho messo l'impegno, ci ho messo tutta la mia volontà, quindi ne andrei comunque fiero di ciò che ho provato a fare. E la mia esperienza è stata positiva, quindi non posso che dire che buttarsi, provare, fare e seguire l'istinto funziona. È ovvio che bisogna farlo sempre con a ragion veduta, nel senso, non è che sono partito, io sono partito comunque con dopo 8 anni di lavoro, dove avevo messo via i soldi, specie in ultimo periodo, proprio per questo obiettivo qua. E quando non avevo più le possibilità, ho smesso e ho ricominciato a lavorare per poi poter di nuovo viaggiare. Quindi non è una cosa da fare in maniera sprovveduta, però ho sempre visto e sto vedendo sempre di più che buttarsi a fare quello che ci si sente che va ha i suoi riscontri positivi. Sì, quindi un po' seguire le proprie passioni, che in questo caso per Francesco la passione è il viaggio, ma è anche diventata la scrittura. Quando hai deciso appunto di scrivere queste cose? La zia ovviamente ti ha suggerito, ti ha dato qualche input, sei tornato, hai deciso di raccogliere tutte questi tuoi ricordi, queste tue immagini, queste tue sensazioni e appunto hai preso contatti con una casa editrice. Com'è nato tutto questo progetto, proprio la progettazione? Sì, ovviamente io avevo appunto questa piccola passione, più che altro perché non ho buona memoria, quindi mi mettevo lì, facevo la foto, alla sera nell'ostello con la birretta, mi mettevo. Perché quella aiuta il ragionamento. Sì, sì, quella nel budget, quella c'era sempre, era sempre calcolata. Piuttosto mangiavo pane a fette per una settimana, ma la birretta non poteva stare fuori dal budget. E quindi mi mettevo e nel riguardare le foto e nel comunque ricordare quello che avevo vissuto, scrivevo su un block notes, ma giusto parole chiave. Io poi dalle parole chiave riesco a ricordare tutto. E quindi, a forza di riempire il block notes con parole, con ricordi, con aneddoti, quando sono tornato poi dopo tutto il percorso dalla zia, le cugine mi dicono: perché non fai un blog? Perché il tuo viaggio è diverso dai classici viaggi magari che si trovano a organizzare, perché non fai un blog dove racconti? Vabbè, ho cominciato allora a romanzare un po' quello che sul block notes erano degli appunti scritti male, malissimo, perché poi alcune cose non le capivo neanche io da quanto scrivo male. È nato quindi una prima parte dove ogni episodio c'era qualche raccontino. E unisci i raccontini, ho detto: ma perché sono finito qua? Ah già, Spalato, ah già, anche New York. Crei il tutto. E poi la volontà di farlo diventare un libro è nata perché
io leggo tanto da poco, ho iniziato a leggere durante il viaggio e ho iniziato a leggere tanti libri di viaggio proprio, cioè sono abbastanza monotematico. E leggendo questi libri di viaggio dico, ah cavolo, questo adesso è diventato un influencer, vive in una capanna a Bali e predica parole d'amore ha vinto, ha avuto la sua fortuna. A quest'altro adesso è diventato il titolare di un'agenzia di viaggio, organizza viaggi fantastici. Io sono tornato e ho trovato lavoro all'Esselunga. E quindi io andavo all'Esselunga a scaricare le casse di Verdura. E ho detto, cos'è che non ha funzionato in tutto questo meccanismo? Poi mi sono reso conto che tutti i libri che leggevo erano tutti i libri con questo finale così, un finale dove... perfetto, no? Io ho detto, no, proviamo a scrivere un libro dove il finale non sia perfetto come lo si legge sempre, dove però spero di essere riuscito a passare il messaggio che si può tornare alla nostra routine, alla nostra vita, ma di farlo con una diversa normalità. Quindi ho detto, io vorrei avere quello che avrei voluto un po' leggere io, cioè qualcuno che ha fatto una grande esperienza, è tornato magari nella stessa casa, magari nello stesso lavoro anche, però facendolo dove ogni giorno si alzava invece di svegliarmi 5 minuti prima di dover partire e arrivare al lavoro ancora tutto col broncio, stropicciato, teneva il muso tutto il giorno, essere felice solo alle 6 quando timbravo il cartellino, io arrivo al lavoro alle 5 già col sorriso, già con dico oggi è una giornata da vivere, da poi 8 ore di scaricare casse di frutta, io scaricavo le casse ma ero felice, perché dico, chissà il prossimo viaggio dove andrò, chissà chi incontrerò, chissà quale bella cosa mi succederà. E quindi il motivo per cui ho voluto provare a scrivere un libro, poi una casa editrice ci ha creduto e quindi siamo qui, è stato proprio per questo motivo qua. E questo sorriso che stai raccontando ovviamente lo ritroviamo anche nell'alto numero di vendite, perché questo libro, non nascondiamoci, sta avendo veramente molto successo. Ormai stai girando ovunque, stai portando la tua esperienza. Vabbè, iniziamo dal piccolo. Quindi Francesca sta visitando varie scuole, ovviamente ha partecipato al Salone del Libro di Torino, insomma, cioè non è che siamo andati a mangiare un pacchetto di patatine in un qualsiasi fast food, cioè sta avendo il successo che ovviamente meriti. Te lo immaginavi però tutto questo riscontro, diciamo, quasi immediato? Ma no, sinceramente no, ovviamente si parla sempre di piccola editoria, quindi un grande successo nella piccola editoria. Non pensavo, anzi all'inizio che era partito il progetto avevo un po' l'ansia da dire, ma riusciremo a raggiungere un numero di copie minimo da riuscire a stampare, a distribuirlo, quindi avevo un po' anche questo dubbio qua. Poi quando le cose sono andate e ho ricevuto tanti riscontri, e la casa editrice ovviamente ha fatto molto, tra l'altro la casa editrice è un esempio di quello che diceva prima, sono due ragazzi giovani che hanno lasciato le loro occupazioni per aprire la casa editrice nel 2020, quindi pandemia, mercato del libro che comunque non è che sia ricchissimo, e hanno deciso di buttarsi in questo progetto e si impegnano molto, perché come dire, libri, Fiera del Libro di Torino, Fiera del Libro a Roma, il Book Pride, varie anche piccole fiere veramente locali hanno fatto, e quindi il loro impegno più la buona riuscita di tutto sì, sta avendo un piccolo successo inaspettato, diciamo, sì. Un buon successo. Qui vediamo le persone appunto che sono venute per conoscere questo testo, queste avventure e il tuo viaggio. E a proposito, siccome abbiamo qui un bel pubblico, c'è qualcuno che ha qualche curiosità, piacere di sapere qualcosa, qualche aneddoto in base a ciò che ha sentito, in base magari a ciò che ha letto, un po' come a scuola? Silenzio, apriamo il registro adesso. Qualcuno ha qualche domanda? Ce l'abbiamo. Il microfono ha spaventato un po'. Non ce l'ho più il dubbio. Io volevo chiedere se avevi dei consigli per chi voleva iniziare a fare un po' una vita così in viaggio o cose simili. Ma
solo discorso viaggio o anche... Quindi consigli di viaggio o anche della produzione scritta? Ok, facciamo un mix. Un mix. Allora, sul viaggio sicuramente la lezione più grande che ho imparato è che devi portare il meno possibile, perché io sono partito con uno zaino da 100 kg forse, 100 kg come volume, scusami 100 litri, 100 litri come volume totale che può contenere, strapieno, felpe, felponi, jeans, una camicia, potrebbe anche fosse una camicia, che si sa mai, cosa possa servire, un paio di scarpe in più, un sacco di cose, di quelle cose la metà non l'ho quasi mai usata e me la sono portata però sulle spalle in sud-est asiatico con 34 gradi, con 90% di umidità, non è piacevole. Quindi ecco, partire, ovviamente so che le prime volte uno non ce la fa, perché dici, per sicurezza voglio avere tante cose dietro, però quando poi capisci che devi accamallartelo quello zaino per tempo, pian piano cominci a capire che devi lasciare andare. La seconda cosa è, non so se è brutto, non capisco mai se è brutto o no, non avere aspettative, non avere obiettivi di viaggio, cioè ok, voglio andare là, voglio vedere quello, organizzare tutto, ma lasciarsi prendere da quello che viene. È ovvio che magari con poco tempo uno deve per forza stringere, quindi se ha certe cose che vuole provare deve stringere e essere un pochino organizzato, ma se riesco a prendermi un tempo un pochino più lungo, allora è lasciare proprio che le cose accadano, perché quando viaggi così, soprattutto poi se viaggi negli ostelli, perché ovviamente per risparmiare ostelli e scatole di lenticchie che costano poco e nutrono tanto, negli ostelli si incontrano persone, si fanno conoscenze e una persona ti dice guarda che domani c'è un evento in Cambogia, sono finito in un ostello e ho detto guarda che domani c'è uno spettacolo di un circo locale di ragazzi che il cui incasso sono ragazzi che non hanno famiglia e il cui incasso verrà per la loro comunità, no? Ok, quindi sono rimasto lì in quello stallo, in quel posto, perché volevo andare a vedere questo spettacolo. E se invece avessi avuto un programma avrei dovuto dire ah no guarda domani devo andare per forza in quel posto là, mi sarei perso una cosa bellissima. Quindi queste due cose, leggerezza e non avere aspettative e prendere quello che viene, sempre cercando ovviamente di stupirsi, di meravigliarsi. E poi se ti piace la fotografia, se ti piace la scrittura, è di fare giornalmente le tue foto, i tuoi scritti, quindi avere però sempre quel momento per te. Andando per ostelli è facile lasciarsi trascinare, no? Perché c'è sempre il gruppone che dice ok, usciamo, facciamo festa, andiamo qui, andiamo là, e tu devi guardare cosa vuoi fare te, se ti fa stare bene quella cosa lì, il tuo budget ovviamente. E io in quei grupponi non ci finivo mai, perché io volevo starmene lì e scrivere, perché avevo bisogno di dedicarmi quella mezz'ora a fare quella cosa. Per esempio in Australia ero ad Adelaide e nell'ostello festeggiavano il Natale con una bracciolata, così. Era un giorno bellissimo di sole. E io ho detto, ma la bracciolata l'ho fatta tutti gli anni. Cioè, beh, Natale no, perché... No, vabbè, la... il Ferragosto, come se fosse il nostro Ferragosto, ma l'ho sempre fatto, basta, sono qui, non voglio stare tutto il giorno qui a mangiare, bere, parlare della politica, di cose a vanvera. Poi erano tutti inglesi, quindi dopo mezz'ora erano già tutti belli ubriachi, e ho detto basta, io vado al mare. Sono andato al mare e quel giorno, stando lì in spiaggia, bruciandomi, però ho visto un delfino, cioè la pinnetta del delfino, che ha detto, vedi che avevo ragione, ho fatto bene. Quindi sì, seguire sempre di più le cose che ti senti veramente di fare. Ma allora, ancora una domandina, ovviamente sei partito e qui qualcuno è rimasto, con un po' di ansia, un po' di tensione. Qualcuno a caso, così magari, che c'è anche fra il pubblico, questo non so. Ovviamente le chiamate c'erano, non tutti i giorni,
Però appunto come è stato gestito questa quest'ansia del genitore, perché girandoci intorno alla fine quando un figlio parte comunque per l'Australia, gira eccetera, un po' di ansia c'è? Da parte mia o da parte del genitore? Da parte del genitore. Ah sì, sì. Vabbè, se la fa passare, non è che... Da parte mia stavo benissimo, perché ovviamente non c'è il wifi, c'è il fuso orario, quindi un sonno vivo. Quindi, non so se abbiamo sentito, ma la mamma suggerisce che era pronta col numero della farmacina sì, per ogni situazione. Ogni tanto, sì, vabbè, ogni tanto un messaggio ci stava, però... Sì, una tantum. Sì, sì, dai, in effetti il bello del viaggiare, dell'essere giovani, è poter anche gestire queste cose con un pochino più di leggerezza. E ci sta, perché giustamente come faceva presente la mamma, lei i numeri, tra virgolette, di salvataggio li aveva, però sapendoti felice, sapendoti sereno, sapendoti comunque in un'avventura di questo tipo, sicuramente l'ansia ha lasciato lo spazio alla gioia, all'emozione appunto dell'attesa della tua chiamata, immagino. Sì, boh, forse. Non so, è un argomento che dico... Io non ero assolutamente preoccupato. È ovvio, sì, che anche il non cacciarsi in situazioni sta al proprio buon senso. Non ho mai avuto situazioni di pericolo, perché comunque un minimo di buon senso lo ci si mette, no? Magari poi anche tanti mi dicono: ma tu sei un ragazzo, è più facile per una ragazza girare da solo, sai. In realtà io ho visto molte più ragazze che giravano da sole. Il fatto è quello: uno, appunto, girando nelle ruote così da ostelli, si trova sempre qualcuno, qualche compagnia si trova sempre. E due, i posti che ho visitato, in particolar modo il sud-est asiatico, uno se li immagina come i più pericolosi, in realtà sono quelli più tranquilli e più sicuri, perché la gente... è gente che ha molto molto meno di noi, e vede arrivarsi uno che per loro, noi siamo ricchissimi tutti noi, no? Eppure loro ti accolgono come non ti guardano con da quel punto di vista lì, e anzi ti accolgono perché è una cultura nuova, è una possibilità di crescere, è una possibilità di capire, di parlare, di confrontarsi. E se tu la prendi in questa maniera, anche dai e ricevi le stesse sensazioni. Poi non ti direi mai, nel senso, girare di notte in qualsiasi posto, cioè no, però con un po' di ragion veduta, un po' di buon senso, un po' di spirito, così fai stare stare tranquillo anche chi è a casa. E se no, comunque, vabbè, non è un problema tuo. Nel senso, cioè, in quel momento proprio non è un problema. E abbiamo qualche altra curiosità? Sì. Buonasera, allora, a parte il fatto che l'avrei preferito bianco-nero il microfono, ma va bene anche viola, ma volevo chiedere una cosa: se e come il libro è stato influenzato dall'opera di Kerouac, nel senso se l'importante non è la meta ma il viaggio. Grazie. No, devo ancora leggerli sui libri, quindi no? E non è stato influenzato sicuramente quello che mi ha influenzato è stato solo la parte finale, che è l'obiettivo vero, no? Quindi differenziare un po' il finale rispetto al grande che si trova. E sicuramente sì, è una frase ormai consolidata e che ha tutte le sue ragioni di essere, perché, come detto, la mia meta era l'Australia, ma le esperienze le ho vissute praticamente la maggior parte fuori dall'Australia, in posti che sono arrivati, in posti che non pensavo di visitare, quindi in tutto ciò che è divenuto. Per cui è ovvio che il volo bisogna prenderlo da qualche parte, quindi un punto ci deve essere. E poi da lì lasciarsi prendere da quello che si avviene. Si spazia un po', ecco, sì. Sì, ci si vive anche un po' di emozione, sì, ecco, sì, il certo. Viaggio deve essere emozionante.
avevamo ancora una curiosità, ci spostiamo un attimo. Allora, io ho letto il libro e la mattina dopo mi sono scaricata da Spotify la colonna sonora, me la sono ascoltata tutta e ho fatto anche pubblicità e l'ho diramata in giro perché mi è piaciuta tantissimo. La mia domanda è: la colonna sonora ti ha accompagnato negli eventi o l'hai messa dopo perché ti ricordava un determinato evento, ti ricordava quella determinata canzone? Quindi, colonna sonora è stata presente durante il tuo viaggio o è stata inserita successivamente? Allora, la colonna sonora è stata presente, nel senso, quelle canzoni, alcune sì, altre no, però poi dopo si incastravano bene, quindi alcune canzoni erano proprio parte del viaggio. E per quanto riguarda, diciamo, l'impaginazione, quella è arrivata dopo, nel senso, le canzoni che ho messo nei capitoli non è perché quella canzone era legata proprio a quel posto, a quel capitolo lì, però è una canzone che mi accompagnava in tutto il viaggio e quindi andava incastrata poi nel suo giusto capitolo. Alcune sì, alcune che in realtà non sono quelle che ho messo al fondo, ma quelle che invece ho scritto nel testo, che comunque nella colonna sonora ci sono lo stesso. Alcune canzoni invece sono proprio state negli attimi, nel momento giusto, nel posto giusto. Per esempio quella che ho scritto con più a cui sono più affezionato, in Nuova Zelanda ho ritirato la macchina a noleggio, quindi con la guida al contrario. Era un giorno di pioggia, era già sera, quindi era buio. Mi sono trovato questa macchina al contrario, dovevo riuscire ad andare ad Auckland, quindi entrare in città. Sono rimasto un quarto d'ora fermo in macchina, ho detto adesso cosa faccio? E sono partito piano piano, dopo la prima rotonda che è stato un manicomio, il resto è andato, ovviamente tutto con la musica spenta perché sono un uomo, no? Quindi quando devo parcheggiare, fare cose, devo essere concentrato, non posso distrarmi. Una volta che ho preso il via, quindi sono uscito dalla città, sono entrato sulla autostrada neozelandese, io sto accendo la radio. Ho acceso la radio e è uscita una canzone che non so se qualcuno la conosce, si chiama The Rat dei The Walkmen. È una canzone rock inglese un pochettino datata. Ed è una canzone che in quel momento ascoltavo tantissimo, cioè l'ascoltavo proprio in ripetizione, ho cercato il loro CD perché non lo pubblicavano più, insomma. C'è sta radio, è uscita sta canzone e ho detto, anche lì, no? Ho detto, quando ho visto il Delfino a Natale, ho ascoltato sta canzone, ho detto, ecco, guarda che le sto azzeccando tutte. E, per cui sì, poi le altre canzoni mi hanno accompagnato e una parte di quel testo stava secondo me molto bene con quel pezzo di capitolo. E quindi la musica, l'avevamo già accennato, che appunto ritorna anche la musica nei suoi testi. Tant'è vero che la prefazione di questo libro comunque è stata fatta da un cantautore, quindi ritorna sempre da Omar Pedrini, giusto? Avete ancora qualche curiosità? Sì. Ok, ciao Francesco, grazie. Allora, una domanda anche da parte di Edo, che ha anche letto il libro, perché gliel'ho letto ad alta voce. Poi io ho comprato varie copie perché ho regalato a tutte le persone più importanti della mia famiglia, comunque amici, persone più importanti della mia vita, perché nel libro io ho un po' ritrovato anche me stessa, perché anche io sono una grande viaggiatrice, ho viaggiato in epoche diverse, ho viaggiato tanto, continuo a viaggiare anche con Edo, e riconosco nelle tue parole tante le emozioni, quello che io ho provato durante tutti i miei viaggi, e sono anche sempre ritornata, felice di ritornare nella normalità, nella naturalità della tua vita. Mi sono appuntata una cosa che ho letto e che secondo me è una frase molto importante, cioè che mi ha colpito molto e che mi è piaciuta, che noi esseri umani viviamo per soddisfare la nostra felicità, i nostri bisogni. Se abbiamo fame ovviamente mangiamo, se abbiamo sete beviamo, così come se sentiamo amore lo cerchiamo. Grazie. Grazie.
Esatto, sì, il viaggio è anche questo, vivere, lo continuiamo a ripetere, ma perché comunque questo libro trasmette veramente tantissime emozioni nelle sue pagine, le trasmette anche attraverso delle splendide foto, e quindi appunto, oltre come ci diceva la nostra lettrice, oltre ai bisogni primari c'è anche proprio questa necessità di abbinare al viaggio le proprie sensazioni, le proprie emozioni, i propri stati d'animo, ed è bello ritrovarsi nelle pagine del libro di Francesco, perché Francesco ha saputo con tanti piccoli aneddoti, con tanti piccoli racconti, ha saputo proporci veramente degli spaccati, ci ha portato in viaggio, ci ha fatto vivere delle emozioni, magari anche attraverso una piccolissima citazione. Io penso che chi abbia letto il libro in questa sala sia concorde con questo giudizio, cioè il fatto che nella sua capacità di scrittura, perché bisogna apprezzare molto questo suo stile così immediato, così chiaro, così fluido di scrittura, ci ha portato in viaggio, ma ci ha fatto anche ragionare e riflettere un po' sulla nostra vita, su noi stessi, quindi ci hai fornito anche un po' un lavoro. Noi abbiamo letto, ma abbiamo anche un po' lavorato su di noi. Meglio, meglio così. Se, cioè, se qualcosa passa, vuol dire che un libro, che una foto, che una canzone ha fatto il suo dovere, no? Quindi se riesce a lasciare qualcosa, e magari poi quel qualcosa diventa anche qualcosa di concreto, meglio così. Adesso troppe belle cose. L'altro giorno sono andato a sentire una presentazione di un alpinista, Mario Curni si chiama, che ha scritto un libro, ma non so se era scritto, perché lui parla solo in dialetto, quindi magari gliel'avano tradotto. Dopo 5 minuti che lo intervistavano, era già stufo, faceva boh, basta, oh, tutte cose belle, basta, oh, sono stufo, basta, yeah, via. 5 minuti è durato. In effetti oggi Francesco, ricordiamolo, stamattina ha incontrato degli alunni, oggi pomeriggio è stato in radio, questa sera è qui con videoservizi all'interno di una libreria, quindi cioè, oggi è un super lavoro. Oggi è un, sì, io che sono ermetico, mi dicevano, il mio ex maestro, mi diceva, ermetico, non parla, scrive poco. Un grande sforzo, direi che hai tradito le aspettative delle tue insegnanti con questo libro. Sì, si continua a scrivere male, che non capiscono cosa scrivo, però penso che siano tutte felici, dai. Ma adesso che dici, se rubassimo una persona del pubblico e la convincessimo, la chiamassimo qua a leggerci la prefazione che ha scritto per te Omar Pedrini, c'è qualche volontario, volontaria? Ma posso, perché sì, mi sta molto, cioè ringrazio per la presentazione, per la prefazione che ha scritto, ma secondo me le altre sono molto più belle, e soprattutto la poesia che ha scritto questa ragazza, quindi leggere secondo me una poesia molto più efficace rispetto a due parole. Una ragazza che ho conosciuto un giorno in Cambogia, conosciuti così, una cena, ok, vai, ci vediamo, ciao ciao, ogni tanto ci sentiamo, ci siamo rivisti dopo tanti anni, e io ho detto, ma mi scrivi una prefazione, lei scrive poesie, mi scrivi una poesia, senza aver letto il libro, perché il libro doveva ancora uscire, quindi lei ha scritto una poesia, e ho detto, ma cioè, tu hai già letto il libro, perché l'ha scritta talmente bene, che ho detto, fantastico, infatti ero sicuro che trovare una persona giusta che potesse farlo, usciva qualcosa di carino, quindi se posso... Sì. Direi che un volontario. Prego. Noi abbiamo già il libro aperto. Scelgo io come scuola. Prego. Immaginavo. Poi ti chiederei di alzarti. Così mi fai agitare. Sono già agitata. Allora, quante fermate sotto i piedi e quanta la voglia di continuare il cammino. Questo lo stimolo diventa necessità e la meta diventa un compagno di viaggio. Nomadi pieni di vita, di storie che non si sa come raccontare. D'un tratto tutto sembra superfluo, tutte quelle insicurezze che sembravano portare ad un labirinto senza uscita si sciolgono. E le chitarre suonano lingue straniere, tutto così ignoto e da scoprire. Lasciarsi fluire ad un nuovo divenire, abbattendo i confini tra usanze e costumi. Che fortuna, dirò un giorno,
per aver avuto il coraggio di partire e soprattutto quello di non potermi più fermare. Grazie. Come avete sentito, c'era proprio l'emozione della lettura, perché appunto, come diceva Francesco, questa sua amica ha voluto scrivere queste parole che sono estremamente emozionanti. Io mi soffermerei proprio sull'ultima frase che ti ha scritto: che fortuna, dirò un giorno, per aver avuto il coraggio di partire, quello che dicevamo prima, il coraggio di fare le proprie scelte, di viverle sempre al meglio. E soprattutto quella di non potermi più fermare, quindi anche quella è una bella fortuna, cioè vivere di viaggi, quando non si viaggia comunque vivere di emozioni, ricordare il ricordo, cioè tutto questo è veramente forse alla fine il vero senso della vita, imparare ad emozionarsi, scegliere con coerenza, come diceva Francesco, ovviamente anche lui ha detto non è che sono partito così di punto in bianco, un giorno mi sono svegliato, ho lavorato 8 anni, ho messo da parte ciò che mi serviva, mi sono organizzato e sono partito. Quindi l'idea di un viaggio pensata, voluta, ma che poi continua comunque a riproporsi a attraverso le pagine di un libro e b attraverso i suoni, le immagini, le emozioni. Sì, e poi anche il verso dove dice le chitarre suonano lingue straniere, cavolo, c'è un episodio, questo anche l'ho messo, sempre in un ostello in Nuova Zelanda, dove anche lì un ambiente molto intimo, molto racchiuso, c'erano poche persone e c'è la classica persona che tira fuori la chitarra e si mette a suonare e suona quelle canzoni sempre che tu hai in testa e che le senti ascoltate così, e dici, sono quei momenti che ti entri in una seconda dimensione, cioè entri in un mondo. E quel momento rimane segnato per sempre, no? A te che hai sempre vissuto di musica, hai sempre vissuto nella tua vita come una colonna sonora in testa, ti trovi lì in quel momento e questa tira fuori la chitarra e suona quella canzone che c'è in testa, dici, cavolo. E lei, senza aver letto, ripeto, ha tirato fuori anche sto verso che è rimasto lì e ha emozionato ovviamente. E poi nelle tue pagine dici anche che c'è la citazione, più che la tua, c'è la citazione dove il passaporto è colui, il documento che ti serve, ma che appunto passaporto, cioè ti permette di raggiungere tantissimi luoghi. Quindi questo è di nuovo un sinonimo dell'importanza del voler viaggiare, del voler condividere. Diciamo l'importanza del voler viaggiare, del voler condividere tutte queste emozioni. E dicevamo che questo viaggio è condito appunto da ricordi, da personaggi che hai incontrato, da aneddoti. C'è ancora qualche curiosità che hai piacere di raccontarci? Qualche cosa che magari ti è venuta in mente e non hai scritto sul libro? Che non ho scritto sul libro, sì, un paio di cose, le prime due vengono a caso. La zia Nicolina, invece di dire che facciamo un sacco di dolci, di biscotti, e ci mettiamo un sacco di pinoli dentro, però lei li chiamava i pignoli, perché aveva questo mix, e ogni volta diceva, i pignoli, faccio, sì zia, i pignoli. E l'altra, l'unica volta che ho avuto un po' il cagotto in senso figurato, che quello vero ce l'ho avuto anche in Cambogia, ma qui in cui ce l'ho avuto in senso figurato, sempre in Cambogia, vado per ritirare da un bancomat e una cosa che può succedere sempre, ma succede qua, vabbè, non è un problema, la carta rimane dentro. Però in Cambogia, in un paese sperduto, adesso cosa faccio? C'era una guardia fuori che ovviamente non capiva niente, mi sorrideva solo, cercavo di fargli capire, era venerdì e lui mi diceva di tornare lunedì, tradotto, diceva, Monday, facevo, ho capito, Monday, e non ho provato a fare, e lui rideva, sorrideva perché era felice, tanto lì, mi ne fregava, lui stava lì seduto, non c'era nessuno, quindi... E allora mi sono un po' ingegnato, ho tirato via il bancomat, ho staccato tutti i fili dietro, ho aperto, ho rimontato, ho riattaccato e questa è andata in tilt, però la tessera me l'ha sputata fuori. Infine giustificata. Io ho ripreso la mia tessera, sono uscito e
Monday, col telefono ancora qua, Monday, Monday, faccio sì, sì, ci vediamo. A dirla, quindi l'arte da arrangiarsi un po' tipica di noi italiani ha funzionato in questo caso. E dicevamo, quindi a proposito appunto anche di questa curiosità, c'è qualcosa che vi incuriosisce? Sì. C'è qualcosa che non ti è piaciuto? Qualcosa che non ti è piaciuto? Vogliamo elencarlo? Sì, sì, no, ci sono posti che nei quali avevo voglia di andare via dopo un giorno, molto in Cambogia, nelle città cambogiane l'accoglienza non è stata bella, nel senso che era veramente solo un portafoglio che camminava e quindi non c'era quel benessere nel stare lì, nel cercare di stare con le persone. Le città proprio come se fossero abbandonate a livello di spolcizia, di interesse proprio delle persone nel tenere la loro casa pulita in tutti i sensi, e invece svalicando subito dopo in Vietnam il contrario, quindi invece affetto totale, gente che ti faceva stare in casa. In Vietnam è proprio una cosa comune, no? di andare in casa, fare una homestay, quindi andare in casa della gente, dormire lì, mangiare con loro, parlare con loro, loro in cambio ti chiedevano di parlare un po' con i figli in inglese, così i figli si acculturano, capiscono, mentalità diverse. E invece in altri posti no, volevano solo abbindolarti per tirarti via quei 2-3 euro, non è che parliamo di, però di continuo così diventa un po' pesante la cosa. Insomma, per il resto effettivamente non mi viene in mente nient'altro di momenti in cui mi sono sentito no, devo andarmene perché non mi piace questo posto. Niente mi ha deluso, perché non avevo aspettative, perché non avevo neanche l'idea di dire ok, lo faccio e so che tornerò cambiato, e no, sono partito proprio, vado dalla zia e da lì vedo cosa. Questa cosa traspare molto nel libro, questa tua come fosse una rassegnazione di viaggio, hai fatto un viaggio rassegnandoti a viaggiare. Allora, ci dicevano appunto questo particolare, questa rassegnazione al viaggio, tu l'hai vissuta, l'hai sentita, perché appunto dalle pagine del libro il nostro lettore lo sta rilevando. Sì, 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 no, non... negativa, in senso positivo, hai fatto il viaggio come uno si alza la mattina e dice, vado in pasticceria e mi mangio una brioche, per dirti, per noi comuni mortali che non andremo mai in Australia, da qualsiasi parte, almeno io. E quindi questa cosa che sei riuscito a far trasparire il viaggio come una cosa tranquilla, come veramente, ti alzi la mattina e ci vado a prendere una brioche, faccio colazione, continuo la mia vita. Sì, è perché mi era diventato talmente poi abituato, no? A questa, cioè era diventata una nuova routine quasi, nel senso, ok, mi alzo, devo cercare dove dormire stasera, e forse mi devo prendere un pullman, quanto dura il pullman? 10 ore, 10 ore sul pullman, va bene. E quindi erano diciamo le cose normali che arrivavano, però che ti facevano, cioè che mi facevano assaporava appieno ciò che stava succedendo, e quindi non me l'avevano mai detto in questo termine qui, quindi una rassegnazione positiva. Sì, perché ovviamente non avevo né obiettivi, né se c'erano degli ostacoli si prendeva un'altra, cioè non ero vincolato, e quindi sì, ho vissuto così. Sì, quindi appunto si vive ciò che il momento offre. Esatto, prego. Rassegnazione, io anche ho letto il libro, rassegnazione non mi sembra, parlo forte, non è sufficiente. Dicevo che rassegnazione non mi sembrava il termine più, anche se positiva, più consono, direi abbandono al fluire del viaggio, cioè abbandonarsi a quello che succede durante il viaggio senza mettere in atto delle resistenze che ti cambiano il suo fluire, che cambiano il flusso del viaggio, perché
credo che, almeno io l'ho interpretato così, poi come dico, ognuno che legge interpreta. Grazie. Sì, quindi quest'idea del viaggio che comunque è così, cioè come diceva Francesco, se devo fare 10 ore di pullman, mi siedo e mi faccio le 10 ore di pullman, che giustamente non è rassegnazione come lo intendiamo noi nella nostra costruzione sociale, ma in effetti è così, così è se vi pare, come diceva un grande scrittore, per citare appunto altri scrittori. Il viaggio ci presenta magari anche delle piccole difficoltà, che in effetti c'è, cioè, il pensiero di stare 10 ore su un pullman, insomma, non è il massimo della vita, perché dici cosa farò? Però ne prendo atto, ho scelto di fare quello e quello faccio, esatto? Sì, sì, sì. Poi vabbè, io dormo in qualsiasi posto, qualsiasi ora, quindi 10 ore va bene, questo non è un problema. Questo è l'effetto della giovine età, questo è un vantaggio dell'essere giovane. Ah, puoi dire poi quando viaggerò ancora, fa qualche anno, fa un po', vediamo. Sì, 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 indubbiamente sì, sono forse due, cioè il concetto che avete espresso è, secondo me, il succo è quello lì, sì, sì, sì. Prego. Il viaggio ti dà tante cose, almeno nei piccoli viaggi che ho fatto io, specie quando decidi magari di partire da solo, ti dà tanto tempo anche per conoscerti meglio. C'è qualcosa che, come la camicia, hai poi deciso che il viaggio dopo non avresti portato con te, di tue abitudini, di tuo modo di essere, perché si cresce di passaggio in passaggio, di viaggio in viaggio, quindi c'è qualcosa che da un viaggio all'altro hai detto: questa cosa qua me la lascio dietro, non me la porto con me stavolta. Ma allora, non vorrei adesso sembrare, diciamo che vestiti ne bastano proprio pochi. No. Poi sembra che dici, ma che schifo. Ma allora, sicuramente quel viaggio lì è quello che mi ha forgiato, quindi poi in tutti quelli dopo, a livello materiale non ho quasi portato più, c'è il blog, no, c'è la macchina fotografica, la borraccia e basta, è un cambio. A livello invece di mio interiore, sicuramente quello che ho già un po' spiegato, quindi ancora di più il non partire con l'idea di devo fare questo, devo vedere quell'altro, non escludersi a priori nessuna cosa. Magari prima ero un pochino più selettivo, no? Cioè, magari prima dicevo un no secco a qualcosa senza valutare bene se quella cosa poteva in realtà poi avere un tornaconto positivo, quindi essere ancora più aperto da quel punto di vista lì, e allo stesso tempo riuscire poi a scegliere ancora meglio quello che in realtà mi faceva stare bene. Quindi sicuramente una sicurezza aggiunta, quindi ho lasciato indietro ancora di più le incertezze, ho lasciato indietro ancora di più magari dei pregiudizi che purtroppo inconsciamente abbiamo, no? su certe cose, su certi posti, su certe popolazioni, su certi pensieri. E lasciare indietro, ovviamente, ridotto al minimo, l'idea che qualcosa non possa andare bene, no? Cercare di avere sempre il positivo da tutto, quindi sì. Trovare appunto sempre uno spunto per andare avanti e migliorarsi, esatto. Se non abbiamo più curiosità, hai piacere di aggiungere ancora qualcosa, Francesco? Ma direi di no, direi che abbiamo già snocciolato tutto e sicuramente così concludiamo. Sì. Direi ringrazio tutti voi per essere venuti, per aver partecipato anche in maniera molto diretta, e spero che anche solo le mie parole possano avere un piccolo risvolto positivo, ecco, nel mio piccolo che possa essere stato così. Ringraziamo anche ovviamente la libreria che ci ha ospitato per questo pomeriggio, grazie mille. Ovviamente
ci ringraziamo tutti quanti per aver partecipato anche con le vostre emozioni. Francesco, sei sempre bravissimo, ci emozioni sempre. Io non è la prima volta che sento la sua presentazione, come lui ben sa, e consiglio a tutti quanti voi di seguirlo perché so che ci saranno delle novità. Ma boh, sì, viaggi ce ne sono sempre, quindi ogni tanto qualche foto esce di qualche posto. E poi, vabbè, certo, la volontà di rifare quello che c'è stato c'è, per uso personale, diciamo così, perché il libro è nato semplicemente per il mio diletto, per il mio... E poi, se di cose da raccontare ne ho un sacco, ovviamente poi sono tutte concentrate, quindi uscirà di qualche pagina, però appunto fa uno, due anni, magari siamo di nuovo qua. E quindi vi ringraziamo ulteriormente tutti quanti, grazie per questa bellissima serata, grazie a tutti quanti per la compagnia e vi ricordiamo ancora appunto che potete seguire Francesco sui vari social, su Insta. Potete seguirmi nei viaggi se volete, vi dico, quando parto vi dico domani andiamo in India e porta un zainetto e basta, due sandali perché fa caldo basta. Chi vuole ovviamente può prendere il libro, chi vuole ce l'ha già può farselo autografare, tanto non capite cosa scrivo. E chi vuole prenderlo si può rivolgere ovviamente a Cinzia. E, l'acquisto del libro potete appunto rivolgervi. Ma soprattutto una bella dedica ci vuole, perché con un'accoglienza di questo tipo... Oh, grazie. Grazie mille, sì. Grazie Franci. Aspetta che mi alzo che... No, qui va bene.